condividendo visioni, storie, culture underground, tecnologie e altri media. Fuori tempo massimo. Ok, ciao a tutti fratelli e sorelle, per questa sera una diretta veramente potente che spero duri il più possibile, crash permettendo. E prima di presentare i nostri ospiti degnamente, che avrete già capito chi sono visto gli annunci che abbiamo fatto, voglio far vedere più che altro ascoltare due dischi che per me sono stati fondamentali per quanto riguarda la mia formazione dal punto di vista estetico riguardo alla musica elettronica italiana, con diciamo delle sfumature dance, ma non solo, perché secondo me in questo caso i limiti della dance sono stati ampiamente superati. E io farò un po' di giochini video intanto che vanno questi pezzi, facendo anche un po' una sorta di coming out verso i miei ospiti di questa sera, perché io in realtà ai tempi, questi video sono degli inizi degli anni 90, avrei veramente voluto fare il loro VJ. Quindi adesso glielo dichiaro, loro non mi hanno mai voluto, questa cosa un po' mi ha intristito, quindi ci provo stasera e niente, e va bene così. E quindi via con il primo pezzo di quello che considero un po' il maestro di tutti noi, ovvero Fred Ventura, con un pezzo secondo me straordinario che adesso vi sentirete mentre io ci spippolo un po' sopra. Action.
Ok, allora, questa era Axion dei Grey Area e, come vi dicevo, un pezzo assolutamente fondamentale per la costruzione della mia estetica digitale, un pezzo del 1990 e adesso parto invece con un pezzo a cura dell'altro ospite, cioè Paolo Gozzetti, per me da sempre Paolino. Questo è un pezzo che ha rappresentato un po' l'apertura dell'immaginario nel mondo dei rave. Nel frattempo, no, ogni tanto mi scappa l'occhio sui commenti da Facebook. Se qualcuno ha domande da fare, inizia a farle, però adesso voglio partire con questo pezzo che è assolutamente straordinario e che vedevo di guardatevelo un attimo ancora. Ok, sorry. Ok, e adesso partiamo con Motor, un pezzo secondo me straordinario dei Sigma Tips, è stato un pezzo epocale che ha fatto ballare e sognare veramente un sacco di gente. Quindi ragazzi, via con Motor. E io spippolo sempre con i miei effettini, con un software di cui magari dopo parleremo. Demon, 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 demon
Ecco, benissimo. Quindi ora siamo finalmente in connessione con i nostri ospiti, Paolo Paolino Gozzetti e Fred Ciao. Ventura. Fred, ci sei? Buonasera. Oh, eccolo lì, il grande Fred, il maestro di tutti noi, grande Fred. Allora, ascolta, Fred, vorrei gentilmente che dopo parleremo un po' della tua, diciamo, anche del tuo lontanissimo passato con gli State of Art. Abbiamo recuperato un video dal 1984, una vera chicca. E allora, un attimino che mi inquadro un po' meglio io. Buona lei. Allora, quello che ti vorrei chiedere, Super Fred, è insomma, raccontaci questa cosa qui di un disco come quello che conteneva Axion, che ha sorpreso me, come tutti quelli che ti conoscevano come un musicista elettronico che però ci faceva ballare. E magari sbaglio io, però insomma, quel disco mi ha veramente stordito, un disco del 1990, a te la palla. Beh, diciamo che quel disco era un po' la risposta a quello che era accaduto qualche anno prima, no? Visto e considerato che avevo avuto un'esperienza più commerciale appunto con la disco, quello è stato proprio il primo disco prodotto in modo autonomo, indipendente in uno studio insieme a Stefano Comazzi e a Livio Fogli, perché i Grey Area in effetti eravamo noi tre, non abbiamo inciso moltissimi dischi, però abbiamo fatto questi tre singoli e Axion sicuramente è stata un po' una dichiarazione di intenti anche per la label, perché l'Evolution Records comunque è nata con quel disco. Ed è Ok, un po' una abbiamo qua. risposta appunto a quella fase per l'appunto pre-house techno che era decisamente più commerciale, ecco, più legata alla disco. Ok, e queste atmosfere qua, insomma, un po' darkone, oscure, industrial, come mai ci sei arrivato? Sicuramente perché fa parte un po' di quello che era la mia esperienza passata, i primi anni Ottanta, l'Electro, l'IBM, che ne so, i DAF, Kraftwerk, tutta una sorta di New Wave un po' cupa che avevo ascoltato sul finire degli anni 70 e primi anni 80. Forse queste influenze, insieme all'influenza della techno che imperversava verso la fine degli anni 80, è stato per l'appunto una fusione, no? È un po' un ibrido questo Axion, no? È stato anche casualmente una piccola hit in radio grazie al fatto che c'era Leonardo Rececconi, Leopardo, il famoso DJ di Radio Milano International, che l'aveva un po' adottato questo brano e fece anche un remix, tra l'altro, che uscì qualche mese dopo dell'originale. Sentimi, ascolta Dimmi. Fred, ma tu, cioè, c'ha ragione Paolino, tu sei un'enciclopedia vivente della musica elettronica, cioè fai bruttissimo Però sono un po' in overload ultimamente. ascoltami, però adesso ci devi spiegare le icone che campeggiano alle tue spalle, eh? Cos'è quella roba lì Guarda, dietro? devo essere sincero, fino a qualche tempo fa erano tutti vivi, ultimamente il caso vuole che stanno un po' sparendo tutti quanti. Vabbè, a parte Ian Curtis, c'è Florian Schneider e Gabby Delgado, due personaggi che fondamentali per la musica elettronica, perché Florian Schneider con i Kraftwerk e Gabby Delgado con i Daft sono scomparsi tutti e due recentemente. E beh, poi c'è qua il ricciolone italiano di Ortisei, Giorgio Moroder. Ho voluto creare un po' un'atmosfera che lega la disco commerciale, l'elettronica più intelligenze e l'elettronica più da corpo, diciamo, come quella dei Daft. Ascolta, per chi magari ecco, si è perso, io do sempre per scontato che siano tutti vecchietti come noi, no? Però magari i più giovani, per esempio i DAF, non li conoscono, quindi diciamo due parole.
Ma i DAF sono una band tedesca originaria di Düsseldorf, se non vado errato, che ha pubblicato nel giro di pochi anni quattro album che sono fondamentali che hanno creato proprio un genere, cioè lo chiamano EBM, però appunto questa body music, grazie anche alla produzione di Connie Plank, hanno dato vita appunto a un gruppo che ha rivoluzionato un po' quello che era l'attitudine punk, con lo strumento sintetizzatore, gli strumenti elettronici. Tre dischi sicuramente, Alles ist gut, vabbè, adesso mi sfuggono anche i titoli, però vabbè, Vor immer e Goldung Liebe sono tre album che hanno definito un genere. Poi loro giustamente hanno mollato tutto, sono passati a fare altro, cose più da club, quasi dance nella metà degli anni 80, poi si sono sciolti e rimessi insieme. E, tra l'altro noi abbiamo avuto la fortuna, io e Paolino, di vederli dal vivo 2 anni fa ad Helsinki, in un festival dove noi avremmo suonato la sera dopo, e abbiamo anche conosciuto delle persone eccezionali. E, mentre Florian Schneider, vabbè, sappiamo tutti chi è, questi giorni la mia bacheca di Facebook, in poche parole, era solamente dedicata a Florian Schneider, ho dei buoni amici. Adesso una domanda per Paolino riguardo ai Kraftwerk. Sì. Cosa ci sono centrati con te? Sono centrati tutto, perché praticamente io da sempre nasco con diverse personalità musicali, e di cui le principali sono un po' rock, punk da una parte ed elettronica da sempre dall'altra. Elettronica per me è praticamente il dio sono i Kraftwerk, e poi alla destra del padre stanno i DAF e a sinistra cambiano a seconda del periodo storico in cui mi intrippo, però i Kraftwerk sono tutto per me, cioè se non ci fossero stati i Kraftwerk non mi sarei mai ispirato all'elettronica come mi sono ispirato, assolutamente. Ok, allora io adesso vi proporrei, se siete d'accordo, questo il video chicca e poi magari cominciamo con facciamo un'altra chiacchiera e poi magari Paolino ci suona qualche cosa, giusto per devo dire che stiamo sostanzialmente improvvisando e quindi insomma voi che ci state seguendo, cercate di capire sta roba qua. Adesso io sparo questo video degli State of Art live a Genova 1984. Prima ce lo vediamo e dura 2 minuti circa. Prima ce lo vediamo e poi ritornerei con Fred che ci commenta un po' com'era la scena, quel tipo di scena a metà degli anni 80 e che poi si è riagganciata a quello che ci diceva. Quindi vai, State of Art, live in Genova 1984. Ovviamente l'audio è quello di una videocamera dell'epoca e quindi insomma l'audio non è buonissimo, però trattasi veramente di una chicca. Quindi vai con gli State of Art. Thank you.
Chiccona, e quindi, caro Fred, adesso vorrei che tu ci raccontassi cosa è successo, però farei un invito anche a un altro fratello che si collega sempre alle mie dirette e che stasera è più coinvolto del solito, che è Livio Fogli, di cui Esatto. ci devi parlare, Fred, Livio c'è sempre. che ha fatto anche un disco bellissimo adesso, praticamente, e a Livio gli vogliamo tantissimo bene, e quindi vai, ci parli degli State of Art. Una colonna della New Wave milanese, vai. Allora, diciamo che questo video appartiene un po' alla fase state of art, quella a intermittenza, nel senso che non esistevamo più, ma abbiamo ricevuto un giorno un'offerta di suonare a Genova, abbiamo deciso di riformarci e per quell'occasione eravamo appunto io, Stefano Tirone e Livio Fogli, che è una figura costante in vari progetti durante la mia vita, no? E di conseguenza è proprio un concerto one-off, quella data. Strumentazione completamente mai usata prima, quindi basi col quattro piste a cassette, chitarra, tastiere e voci. Repertorio misto, qualche brano mio, qualche brano di Stefano Tirone e un brano di Livio. Concerto, tutto bene a Genova, monitor, scritte digitali, veramente ci invitano addirittura a suonare anche il giorno dopo. Infatti siamo rimasti 2 giorni a Genova, abbiamo suonato sia il venerdì sera che il sabato sera. Esperienza bellissima e anche mai più ripetuta, perché comunque si chiuse lì, anche se ci fu un altro appendice qualche mese dopo, con gli State of Art sempre a Genova, organizzato dalle stesse persone, e poi per poi ritornare in pista nel 2009, sempre io, Livio Fogli, Stefano Tirone e Andrea Poggio, che era un altro dei membri originali, e poi da lì abbiamo fatto un paio di album, ma proprio perché comunque State of Art è una cosa che ci piace ogni tanto accenderla e spegnerla, ecco, un po', anche se penso che non so se la riaccenderemo più. Livio, per l'appunto, ha suonato in varie formazioni di State of Art e recentemente ha pubblicato un suo disco che è disponibile sul suo Bandcamp, che secondo me è molto bello ed è giusto un'occasione buona anche per ricordarlo a chi ci sta ascoltando. Ascolta però, Fred, di nuovo sulla questione che magari non tutti coloro che ci stanno seguendo hanno l'età corretta per Eh sì. sapere le cose, no? Quindi, parlaci degli State of Art. Gli State of Art sono una band nata nel 1981, dopo che io ho mollato un po' la mia prima band, anzi si è sciolta la prima band che si chiamava Nincore Psyche, io suonavo la batteria, ho incontrato alcuni membri di un'altra band di Milano che si chiamava Der Blaue Reiter, Stefano Tirone e Stefano Mazzola, mi chiesero di suonare la batteria con loro per un concerto al Vidicon. Concerto al Vidicon, finisce lì, dopo un po' di mesi ci ritroviamo, Der Blaue Reiter non esistevano più, trasformazione, mutazione, State of Art, super invaghiti di punk funk, wave, la Certain Ratio, pop group, ABC, tutti questi gruppi, da lì nascono gli State of Art con vari personaggi che hanno ruotato all'interno di questa formazione, debutto 23 dicembre 1981 come supporter dei Guns Nevada l'Odissea 2001. E Questo è quanto, è iniziato. infatti ci ho ficcato dentro c'è qualcuno di voi che mi dà un ritorno, amigos? Chi è il colpevole? Va bene, adesso non lo sento più. Infatti ho dentro nel mixino di Genova 84 ho messo dentro il volantino proprio in cui facevate da spalla ai Guns Nevada, che erano insomma un È una po' grande band. La punta di un certo tipo di musica. E, però facevate ballare. Spiegami un po' sta storia qua della musica dance. Si chiamava già così? Ma diciamo che dopo la sbornia new wave post-punk e la fase depressa Wave, appunto, post Joy Division, c'era un po' in tutti noi anche la volontà di
cambiare un po' direzione, nel senso che poi tutta la musica inglese, europea in quel momento si stava trasformando grazie all'avvento dei sintetizzatori, delle batterie elettroniche che diventavano più economici, più disponibili per essere utilizzati. C'è stato un po', come dire, una voglia di togliersi di dosso gli abiti che avevamo indossato fino a quel momento per liberarci un po', e il fatto di finire a fare della musica ballabile. Sempre tra virgolette, perché comunque noi quel fatto che venivamo dalla New Wave avevamo un po' paura a sbilanciarci, no? A diventare troppo commerciali, però appunto gli Street of Art erano il giusto compromesso, nel senso il ballo sempre però con un punto di vista alternativo. Tutto un mondo musicale legato appunto al post-punk ebbe questa sorta di evoluzione. Una band come gli ABC, che è diventata ultra famosa con il primo album, The Lexicon of Love, 2 anni prima si chiamavano Viceversa e facevano minimal synth. Gli Human League, che ebbero questo grande successo con Dare, 3 anni prima facevano comunque dischi come Reproduction, che sono considerati oggi i capolavori della musica minimale elettronica europea. Quindi diciamo che comunque tutti avevamo anche l'influenza dei Kraftwerk, perché loro comunque il loro uso dell'elettronica, che era, sembrava irraggiungibile, di colpo diventa fattibile anche per noi, acquistando una Roland TR-808, un sintetizzatore della Korg, un 4-pista cassette, si può cominciare a sperimentare, ed è forse la cosa più spontanea quello di farlo seguendo un po' quello che succede tutto intorno a noi. In Europa in quel momento funzionavano un certo tipo di sonorità e noi gli siamo andati dietro perché comunque avevamo questa necessità proprio fisiologica. Scusa se ti interrompo, Fred. Allora, dunque, intanto c'è in connessione Livio Fogli, Grande Livio. al quale dico di essere un po' meno timido e di esplicitarsi di più sulla nostra chat e di dire robe. Poi, Stivo Mazzola, ciao Fred, ciao Livio. E poi Ray Clemens, grande Fred, ti dice, quindi saluta tutti quanti. E Livio, scrivici qualche cosa. Allora, io adesso passerei la parola a Paolino. Paolino che è il nostro bambino prodigio. Però io devo dire una cosa su Paolino, Vai, vai. però la devo dire, che d'altronde il nostro incontro nasce proprio in quell'epoca lì, no? Nei primi anni 90, Motor. Allora io torno dalle vacanze estive, sto per aprire la porta, trovo in un angolo al sesto piano di un palazzo Garbagnate milanese una cassetta con sopra tipo cerotto, scotch, con 50 titoli scritti sopra, col suo numero di telefono. L'ascolto e dico: ma questo chi è? Cioè, tipo 30 pezzi tutti belli. Lo chiamo, ci conosciamo e nasce il nostro primo disco insieme, appunto perché io avevo l'etichetta Revolution Records. Paolo viene in studio a Garbagnate, nello studio di Stefano Comazzi, e produciamo Motor, Mantis Religiosa con sul retro Rotom. Nasce tutto lì, pensa, esattamente quanti anni sono passati? 30. Eh sì, 30 anni. Ma che Mazza, impressione. certo. E no, tra l'altro una cosa che vorrei ricordare, un attimo che mi metto in video. Allora, una cosa che vorrei ricordare che mi è venuta in mente oggi, è che non esisteva ancora il World Wide Web in quel periodo lì. No, esisteva a seconda mano, infatti. Allora era praticamente impossibile, cioè no, non era così come adesso la questione di andare a cercare informazioni, scambiarsi informazioni, pochissimi avevano le email C'era la e... fiera di Senigallia comunque, che era il World Beh certo, Wide beh allora vi Web. rimetto in voto, allora senz'altro, infatti si potrebbe aprire una parentesi se volete la apriamo, ma non vorrei che facessimo troppa chiacchiera, eh. Allora, anzi, non la voglio fare la chiacchiera. Adesso apriamo una parentesi con il bambino prodigio Paolino. Eccolo Vai qua. Paolo. Eccolo qua, il bambino prodigio Paolino. E Ecco. aspetta, Grazie per il bambino. no, il bambino di allora, dai.
Beh, per me voi due rappresentate comunque due proprio mentori della mia giovinezza che mi hanno portato fino a qua, perché gomma, come tu sai bene, io da quando avevo 15 anni che mi facevo le vasche da Wendy fino alla Calusca, mi basavo proprio su quello che veniva fuori, da quello che riuscivo a annusare nella mia. Paolena, aspetta, aspetta che ti porti i saluti, Claude Odod, un salutone al super Claudio. producer Paolo. Grande Claudio, lo Ascolta saluto. Paolino, riesci a orientare un po' il monitor verso di te, che così, quello che hai di frontale? No, in Così? modo tale da, no, in modo tale da avere meno spazio sulla testa. Meno aria in testa, così. Ecco, benissimo, è sempre troppa aria in testa, tu sei proprio un artista. Paolino, grande Paolino. Allora, dunque, però bando alle ciance, perché io adesso vorrei vederti suonare. E mentre, allora, intanto, switch the cam, che speriamo che non si inchiodi tutto. Speriamo. Faccio subito. Eccoli. Ok, vediamo, non sei scattoso, Sono fluido. questa è già una grandissima cosa. E un Quindi ti attimo. guardo di qua. Sì, sei bellissimo, Paolo. Ok. Sì. Allora, mi sa che non mi si sentiva più. Che cos'è tutto questo ambaradan che hai davanti? Allora, questo è il mio studio, parte del mio studio, e c'è un'altra piccola parte di qua che è, diciamo, la parte più produttiva, mixer, eccetera, e monitor principale, casse. Qua sono praticamente tutta una sfilza di controller e processori audio che negli anni ho affinato pian pianino, vendendo, comprando, Fred ne sa qualcosa. Io praticamente da quando ho 15 anni vendo e compro tastiere che poi sono diventati software, che poi sono diventati computer, che poi sono diventati compressori, valvolari. Insomma, è una mania. Che ho da quando sono nato praticamente. E adesso ho raggiunto un livello di diciamo di attaccamento alle mie macchine che è quasi uomo macchina, cioè sono tutti un po' il prolungamento di me stesso, quindi è qua praticamente dove io creo tutto quanto, dove io mi incontro con Fred, facciamo le nostre produzioni e insomma un po' il nostro antretto, il posto dove creiamo tutto quanto. Va bene, Paolino, ascoltami. Io direi che potresti incominciare a sbattere dentro suoni. De devo disattivare l'audio mio e di Freddy intanto che suoni, però non rimarrò con le mani in mano perché butto dentro live un po' di roba video che cerco di mandare a tempo con quello che tu suoni. Quindi, quando vuoi andare, vai. Sì, guarda, come all'inizio volevo fare, sentire, praticamente anche per congiungerci un po' con quello che stavamo dicendo, un pezzo che è veramente storico, una pietra miliare di quello che era la proto Italo Disco, che poi avrebbe fatto, di fatto, creato un po' un genere, che è un pezzo che facciamo praticamente sempre dal vivo, perché è un pezzo di cui abbiamo fatto il remix. Che si chiama Decadence, è un pezzo, vabbè, veramente per chi conosce il genere, è veramente un pezzo basilare ed è fantastico perché descrive esattamente quel momento in cui la dance e la new wave, la musica un po' cosmica, si incontrano magicamente. Insomma, io vado. Vai Paolino.
Ale. Arrivo. Eccoci, 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 eccoci. Bravissimo Paolino. Pezzo di rago di Grazie. farina, eh? Vai, vai, Fred, parlane un po' Dicevo, perché è fantastico. questo brano non è un brano fatto da noi, ma bensì un brano di Francesco Rago e Gianluigi Farina, noti per essere appunto conosciuti come Atelier Folie, come Décadence, come Electric Workers, e ne hanno sfornati una serie di brani, tutti finiti nella leggenda della disco italiana. Questo è uno di quelli meno disco in assoluto che avevano fatto, che ai tempi non se l'era filato nessuno. La versione originale di sto disco sta a 300-400 euro. Noi, 7-8 anni fa, insieme a loro, perché siamo diventati amici, collaboriamo, abbiamo deciso di fare questa versione rivista e corretta, e appunto, cioè, è diventato un piccolo classico anche questa, anche se i puristi magari preferiscono l'originale. Però appunto io e Paolo ci teniamo a ricordare che Rago e Farina, appunto, sono loro che hanno creato questo brano, che appunto è abbastanza leggendario. Ok, allora, Okay. dovevi dire qualcosa Paolo? Ah. No, io, allora, volevo capire un po', di nuovo insistere su quella questione della dance, Sì. da dove arriva, ma però parlane tu Paolo a questo punto. Allora, io ho sempre avuto un rapporto più fisico rispetto alla dance. Come Fred sa, io magari conosco mille pezzi, ma non ne so citare uno. Praticamente io assorbo note e poi me ne faccio un'idea. Quindi io sono sempre stato uno che sin da bambino assorbiva tantissima musica da tantissimi generi diversi, e a un certo punto della mia vita è esplosa dentro di me la dance. La dance, e ci sono arrivato facendo un giro controverso, nel senso che all'inizio ero soltanto rock, punk, new wave, e poi da un'altra parte c'erano i Kraftwerk, ma per me erano elettronica, non c'entravano con la dance. Anzi, io la odiavo, la dance del periodo. E poi mi sono ritrovato a fare la musica che faceva tipo Denaro, cose così, che quella era la musica commerciale del momento, che però dietro di sé aveva tutto un universo che io non conoscevo. Quindi sono partito con la techno, che per me è stata una botta incredibile. Mi ricordo, ero al liceo col mio amico Brugno, che era mio compagno di classe, col quale poi avevamo fatto anche la prima formazione di Sigma Tibet, proprio per una urgenza creativa, così, perché avevamo conosciuto Joy Beltram, la Acid, tutto questo nuovo mondo che ci si apriva, che per noi era una cosa potentissima, ed aveva anche un po' un punto di incontro con i DAF, che erano il nostro gruppo preferito, no? Gli Ok, Son Don Paolo, Joe. scusa se ti interrompo, no? Di nuovo sulla questione di raccontare un po' meglio i vari passaggi storici della faccenda, perché non vorrei comprimere troppo, spero di non stressarvi, no? Insomma, però è importante che i protagonisti artistici raccontino cose, a mio avviso, più specifiche. Allora, quello è stato un periodo in cui c'era una concentrazione massima di idee. Per esempio, io e te e Fred, diciamo che come denominatore comune avevamo questa estetica qua che io chiamavo cyberpunk, poi magari voi la chiamavate in un altro modo, che aveva intorno tutta una serie di elementi che erano la letteratura, la musica, i rave. Insomma, c'era un contesto complesso che permetteva diciamo, a chi aveva esigenze creative, per l'appunto, di crearsi Un immaginario, sì. no? Un contesto nel quale Sì. fare cose, una sorta di comunità, ecco, diciamo così. E
Se hai voglia di parlare un po' di sta cosa qua, proprio di cercare di ricreare, fare uno sforzo di memoria e cercare di ricreare il clima. E dopo sparo un videazzo dei Sigma Tibet cattivoni, ma prima vorrei che, se possibile, Contestualizzati. contestualizzare proprio con l'inizio degli anni 90, la nascente scena della techno. Il post-acid, chiamiamolo così, insomma, Sì, questa. guarda, te la contestualizzo subito. Praticamente io avevo, ai tempi, suonavo in una band di Milano che si chiamava Pila Weston e facevamo un rock stradaiolo, punk, eccetera, ed era la mia vita perché erano i miei quattro fratelli con i quali condividevo dalle birre ai concerti alla scabbia. Allora non manchiamo di salutare Bruno. Bruno, Rino e Gianluca. Esattamente, cazzo. Allora, noi avevamo la saletta prove al vecchio Leoncavallo, proprio il Leoncavallo che avevano sgomberato nell'89, sotto dove praticamente poi andando in fondo al corridoio si arrivava all'Helter Skelter, per capirsi. Insomma, quello che ha raccontato per l'appunto Bruno nel suo straordinario romanzo Fiamme Rock and Esattamente. Roll. Diciamo che c'eri anche tu in mezzo a quella ballotta. C'ero anch'io e mi sono divertito tantissimo. Anzi, è stata praticamente la più grande formazione di vita che posso augurare a chiunque. E allora, noi in quel momento, in quel posto, conoscevamo ogni giorno miliardi di persone diverse, band che venivano a suonare, contaminazioni con gruppi. Che ne so, gruppi punk, ma anche gruppi che facevano fusion, insomma, era un punto, un posto che brulicava di energia musicale, di creatività. Allora lì nasce anche un pochino, appunto, in me l'esigenza di buttare fuori sta roba che sentivo di Joey Beltram, delle Acid che sentivo. Allora a un certo punto io mi ero già comprato delle macchine, no? Che ai tempi costavano poco. Avevo preso una 909, una 303, che sono, Paolino, vabbè, spiega, spiega per noi la caproni. 909 è praticamente la drum machine della techno. Proprio la 808 e la 909 sono due proprio le due drum machine principali del genere. Io avevo preso la 909 perché avevo trovata veramente a poco. E poi la 303 che era il bassline famoso, quello che crea quelle sequenze molto acide ed era impossibile da programmare, era veramente difficile, però mi avevano insegnato un trucchetto che tu praticamente se staccavi e rimettevi le batterie subito, lui random ti creava delle sequenze e a volte ci beccavi e venivano delle sequenze fighissime e le lasciavi lì. Con questo setup sono andato al baretto del Leoncavallo. E per tipo 3 settimane mi mettevo lì al baretto del Leoncavallo e suonavo quello che per me era la techno, no? Così. E poi pian pianino, probabilmente. Nel frattempo ti comunico che Bruno Segalini si è unito alla diretta. Se non Ecco l'avesse fatto, l'avrei Bruno. schifato a lungo. Bravo Bruno, stai facendo il tuo dovere, visto che parliamo bene di te. Vai, Paulain. Bruno è il mio fratellone. E quindi probabilmente assieme a me altre persone come me sentivano, usmavano quest'aria, questa musica nuova che stava arrivando e ci si è ritrovati alla fine a fare dei concerti. Cominciava a uscire questa parola rave che alla fine era un volere mettersi lì, buttare una drum machine e ballare questa techno. Poi le cose sono diventate un pochino più grosse, io ho cominciato a fare concerti belli, cominciava a venire gente e allora il mio vicino di sala prove. Paolino, però voglio che tu spieghi bene sta storia qua, concerti, eccetera. Devi descrivere che cavolo succedeva per chi non c'è stato. Infatti devo arrivarci con questo passaggio. Praticamente il mio
vicino di sala prove era il chitarrista dei Free the Nation, che era il gruppo proprio tipo Aerosmith Walk This Way, no? C'erano i Pillow Weston e i Free the Nation che ci facevano sempre la guerra, ci prendevamo per il culo, ma eravamo amicissimi, ci volevamo un sacco di bene, tanto che poi io e Michelone abbiamo deciso di fare i Sigma Tibet insieme, cioè di metterci lì e cominciare a suonare insieme, perché Michelone aveva la mia stessa voglia di spaccare tutto, no? Di andare in giro in questi posti e spaccare tutto. E allora abbiamo cominciato a girare, abbiamo fatto i primi live, il primo l'abbiamo fatto forse insieme proprio all'Helter Skelter. E racconta che cos'era l'Helter Skelter, Paolino, dacci, che poi sparo la chicchetta, dai. Beh, l'Helter Skelter praticamente è stato per me, quando avevo tipo 16 anni, è stata la botta definitiva, come dire, io nella vita voglio fare questo, perché entravi in un mondo che non esisteva in nessun altro posto nell'universo per quello che ero io, no? Era proprio un incontro tra l'estetica che mi piaceva a me, del punk, della new wave, dell'industrial, però c'era anche una parte più intellettuale, più non so, teorizzatrice, cospiratrice, che a me faceva impazzire. E allora aspetta, Paolino, che voglio aggiungere qualche cosa su questo punto qui, da componente del collettivo dell'Helter Skelter. Allora, questa cosa era senz'altro voluta, perché dopo il punk, sì, secondo me, insomma, secondo anche gli altri, presumo, era proprio necessario fare un salto di qualità anche nei posti occupati, che sottolineo era l'unica possibilità per noi per avere uno spazio dove si potesse fare della sperimentazione culturale e artistica. Non li avessimo occupati, io penso che ci sarebbero tanti tra di noi e tanti del pubblico anche, che adesso farebbero probabilmente dei lavori noiosissimi. Quali sono stati dei posti in cui, che io penso dovrebbero esistere anche al di là del fatto che uno abbia la necessità di doverli occupare, dove ti puoi esprimere liberamente senza avere la tagliola della questione commerciale, e tra l'altro questione commerciale che adesso si vede esplosa in questi giorni proprio in tutta la sua importanza, perché stiamo probabilmente consumando tutti tantissima arte, tantissima musica, perché siamo chiusi in casa, no? Però quelli che stanno soffrendo di più sono gli artisti, perché non potendo esibirsi dal vivo sono in gravissime difficoltà economiche, no? E però gli artisti sono quelli che ci danno anche alimento per la mente, per l'intelligenza, per la sensibilità, sono un elemento fondamentalissimo per la nostra sopravvivenza, e quindi gli artisti dovrebbero avere dei canali iper preferenziali per potersi esprimere. Spero che non sia stato un pippone, ma però lo voglio collegare anche a sto fatto qua. Siccome tu e Fred siete degli artisti, io comunico che alla fine della nostra diretta, dentro nel post, segnalo quali sono i link su Bandcamp dove a chi è piaciuta la vostra arte può comprare le vostre produzioni, tra l'altro a prezzo accessibilissimo, e sostenere concretamente anche i vostri progetti. Ecco, dietro tutte, quello che vorrei che fosse ben chiaro, magari per chi non è una diciamo che chi non pratica già l'arte e la musica, è che in assenza di contesti e di un sistema che accolga queste persone non si può fare niente, ma che questi sono luoghi assolutamente fondamentali, e gli artisti sono assolutamente fondamentali
soprattutto quando superano i limiti, no? Quando sfondano delle porte e aprono delle nuove possibilità per tutti, come avete fatto voi due, no? Perché voi, pur giovanissimi, pur facendo tantissimi sacrifici, pur rovinandovi anche la vita da un certo punto di vista, perché ho sentito questa frase rispetto al talento e all'artista, la cosa importante non è tanto avere il talento, ma piuttosto avere il coraggio di seguire il proprio talento, solo che questa è un'operazione estremamente rischiosa. Cioè c'è gente che magari a 40 anni si trova, ne ho conosciuti tanti, troppi nella mia vita, e si trova con le pezze, perché non c'è spazio, perché ci sono delle cose nella vita che ti abbattono. Però magari quella stessa persona, quando aveva 20 anni o 25 anni, ha aperto delle porte per tutti. Scusami l'intromissione, ma penso che sia, che sia importante. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Un altro elemento è che molte volte queste cose le fai senza la consapevolezza di essere in quel momento a fare quella cosa, che poi magari dopo 10 anni uno la vede e dice: cazzo, che roba che abbiamo fatto. Per me è stato un percorso lineare nel suo completo zigzagare incoerente, e una cosa che posso dire è che ho sempre seguito proprio la necessità di farlo, non è che ci fossero delle costruzioni mentali particolari. Volevo farlo, diciamo che non abbiamo mai pensato al futuro. No. Ma perché avevate la mentalità del no future, oppure perché l'arte ti tira in mezzo? Ma perché il presente, l'arte, che quello che facevamo era il presente. Pensare, progettare il futuro era impossibile, perché il presente richiedeva talmente tanta energia, perché comunque allora le problematiche erano diverse da quelle di oggi per chi faceva musica. Un tempo comunque dovevi cercare l'etichetta discografica, il management e tutto. Oggi comunque, se vuoi stasera che abbiamo qualcosa, domani hai comunque dei canali che sono a tua disposizione per renderla pubblica questa cosa. Allora comunque dovevi entrare in una categoria ben precisa, non era facile. La house e la techno hanno un po' buttato giù questo enorme portone pesante, che era veramente difficile. Allora scusa Fred, ma si è collegato in questo momento Paolo Rumi, che tutti amiamo, è la nostra idola, e che dice: ecco i miei idoli assoluti. Beh, cioè, grazie Paolo, che a me non m'hai tirato in mezzo, Salutino a Paolo Rumi, Paolo Gozzetti e Fred Ventura. Ciao Paolo. Comunque volevo dire, questa cosa è fondamentale, no? Nel senso che l'house music, comunque nata a Chicago, sviluppatasi poi in tutto il mondo, e poi che poi è sfociata anche appunto nella techno, perché comunque tutto è cominciato a Chicago nell'85-86, quando questi ragazzotti neri che ascoltavano i Kraft, perché le B-side del Libero Disco, si inventano un genere che poi diventa anche la techno. No, è proprio il modo di fare la musica e buttarla fuori da indipendenti, così il disco esce senza progettualità, a volte senza copertina, senza video, senza promo, e la musica andava direttamente nel club e faceva ballare. La esatta antitesi di com'era la musica da discoteca prima, che era soprattutto estetica. E il look e la copertina, cioè guardate la copertina di Giorgio Moroder dietro di me, che comunque è sicuramente emblematica dell'epoca in cui funzionava la disco, no? L'house è il nulla esteticamente, una busta generica con l'etichetta, tu lo metti nel club e quello diventa un fenomeno mondiale, e da lì si sviluppano le varie ramificazioni, la chiami techno, lo chiami techno house, lo chiami acid house, bene o male tutto nasce da lì. Sì, infatti
quello che mi collega, che mi ha sempre collegato alla techno, non è stata tanto la disco a cui sono arrivato alla fine del giro, ma sono i DAF, per dire, perché i DAF sono pura attitudine, no? Ed è quella roba lì che ti descrive, cioè io volevo essere i DAF, Ma praticamente. anche i DAF a un certo punto si intrippano con l'house. 1985 buttano fuori un pezzo come Brothers, anzi, non è che inventano quasi l'house, perché Brothers esce prima che esistesse l'house ed è pre-house. E dopo fanno anche loro, cominciano a flirtare con l'house. Gabby Delgado produce un sacco di dischi di Chicago e Detroit, Acid, Robert Gorlo comunque si mette a spippettare con la techno e tutto quanto. Cioè, pensiamoci bene che comunque quello che è successo nell'85 è fondamentale per l'evoluzione di tutta la musica da discoteca alla musica dance. Prima c'era l'attitudine, ma c'era anche il voler essere un po' una cosa a sé stante, no? Non voler essere raggruppati. La house invece apre e coinvolge tutto e tutti, cioè casse in 4, 909, sintetizzatore TB303 rende possibile quello che prima era impossibile, soprattutto con tre strumenti obsoleti che non voleva più nessuno e che tutti vendevano a 100.000 lire. Oggi una 909 sta a 4.000 euro, ok? Allora, vi interrompo perché secondo me, a parte il fatto che ridendo e scherzando è già 1 ora e 10 che stiamo streamando, ma allora, innanzitutto saluto un po' di gente che si è connessa, tipo Maurizio Giovane, Gwen De Bez, il mio amico Paolo Soraci, Riccardo Secchi, Massimo Curcio, che anche lui è veramente un personaggio del digitale notevolissimo. Volevo invitare Paolo Rumi, un vero e proprio filosofo, a scriverci lui 2 cose sulla dance e il contesto della dance. Penso che Paolo possa trasmettere anche magari nella brevità della chat delle cose molto importanti. Ma in ogni caso adesso sparo questo video dei Sigma Tibet che, come vedrete, come prima inquadratura c'ha quella di un amico comune, cioè Sergio Messina, un altro geniale artista, più che musicista, diciamo Sergio è a tutto campo. Concordo. E poi c'è Paolo e poi c'è Michelone. Questa è una fase, credo, io e Paolo abbiamo cercato di ricostruire di quando è sto video che ho girato, un pezzettino che ho girato io in Conchetta, presumiamo sia nel 95 o nel 96, durante una dei tanti eventi che facevamo, quello in particolar modo penso che fosse legato ai videogiochi. Ecco, qui diciamo, la vostra techno si era fatta bella dura, e quindi adesso sentiamoci questi Sigma Tibet, e di queste riprese sono particolarmente orgoglioso perché penso di essere riuscito a farle proprio bene. Quindi via coi. Ah, Paolino, ma si dice Sigma Tibet o Sigma Tibet? Allora, Sigma Tibet, ma all'estero dicono Sigma Tibet e io mi sono disperato per anni di questa Ah, cosa. no, allora, vabbè, poi ti chiedo dopo un'altra roba sui Sigma Tibet, che sono 30 anni che te la devo chiedere. Andiamo con il video intanto. Grazie.
Paolo, eccoci. Beh, questa era la roba abbastanza, direi che era roba abbastanza duretta, no? Quella che abbiamo sentito. E lì che porta avete sfondato? Ma lì era il periodo in cui Michele viveva in Cascina Ripamonti e ci si appostavano, ci si accampavano spesso dei traveler tipo Spiral Tribe, altre tribe che hanno tecno. Dobbiamo raccontare chi erano gli Spiral Tribe, ma intanto do il benvenuto a un grandissimo fotografo che si chiama Jacopo Benassi, non so quanti lo conoscono, è di Spezia, ma è veramente, andatevi a cercare le sue cose, è un gigantesco fotografo verso il quale una richiesta, hai fotografato tutti tranne me, Jacopo, un po' mi fa incazzare. Va bene, adesso ritorniamo sugli Spiral Tribe. Erano questo collettivo di traveler, appunto, che andavano in giro, suonavano nei rave, erano una specie di come i Mutoid, per dire, per farti un'idea. Paolo, devi raccontare, se uno c'ha 20 anni, Mutoid, cavolo, mio figlio gli ho dovuto spiegare i Beatles, veramente, vai. Mutoid, Spiral Tribe, periodo un pochino cyberpunk, come dire, quindi utilizziamo gli scarti della, no?
della società capitalistica occidentale e facciamo diventare delle macchine uomo della seconda generazione. E con gli Spiral Tribe Michelone va e si fa un po' di viaggi, no? È andato a Rostock, è andato un po' in giro per l'Europa, è tornato e fa: Paolino, andiamo giù duri. E praticamente abbiamo cominciato a fare cose che in quel periodo lì, soprattutto i BPM aumentano, no? Diventa la techno diventa più veloce, più frenetica, più industriale e niente. Questo filmato qua racconta proprio quel momento lì. Tra l'altro è un filmato che mi rimanda proprio indietro al periodo di quando c'erano queste feste in conchetta, che erano meravigliose. Ma perché c'era la scena, no? Tra l'altro c'era la scena, era viva, veramente in quel momento lì era proprio viva. E tra l'altro era internazionale. Poi magari dopo ne parliamo e faremo contento Paolo Rumi che ha scritto, dopo magari prende la palla al balzo Fred sulle osservazioni di Paolo. Dopo passeremo invece alla questione della Italo Disco, si chiama il genere, sì. Ok, ecco, però sugli Spiral ci sono delle leggende, cioè tipo che facevano questi rave con 20.000 persone ed erano assolutamente sopra le righe. Per dirti il loro motto, non per dire a te perché lo sai benissimo, no? Però per dire un po' com'era la forzatura artistica in quel periodo lì, rave non legali con 20.000 persone e quando ricevevano la lamentele per l'enorme volume che sviluppavano da queste super casse che se ti mettevi davanti vibravi per un quarto d'ora, e quando qualcuno si lamentava del volume loro dicevano: bene, è il momento di alzare ancora il volume. Quindi una cosa che aveva sconvolto tutti, cioè anche noi del pubblico, cioè sono stati una specie di diavolo all'interno della scena. Sì, e io una cosa che amavo di quando andavo ai rave era il mattino, perché era proprio il momento della santità, no? Io mi ricordo una volta ero a Londra, a Tottenham Hill facevano sempre questi rave clamorosi, illegali, e a un certo punto attacca questo collettivo che si chiamava Pendragon e praticamente mi si apre l'universo, no? E io praticamente dalle 6 di mattino a mezzogiorno ho perso completamente la nozione del tempo, dello spazio, e lo conservo come uno dei ricordi più psichedelici, da una parte, però più belli e potenti della mia propria esperienza musicale con questo genere di techno, diciamo, legale, rave e quant'altro. Ecco, quella questione è, allora, per il pubblico questa dimensione illegale era, secondo me, un attimo che mi rimetto in video. Allora, secondo me questa dimensione dell'illegale per il pubblico, cioè, rappresentava un po' una questione così, e rappresenta probabilmente anche negli attuali rave, insomma, una dimensione di eccitazione particolare. Però effettivamente chi va come pubblico non è che rischia tanto. E invece l'artista, magari raccontaci un po' cosa voleva dire suonare a un rave illegale con magari un'attrezzatura. Allora, io e Michelone abbiamo fatto un sacco di rave illegali, Bologna, Milano, Sesto, alle lavanderie. Molte volte arrivavamo lì, che ne so, alle 4, alle 5 del mattino, un pieno di gente incredibile, che solo per dalla fila delle macchine a arrivare dove dovevano suonare ci mettevamo un'ora. Come hai visto dal filmato, noi portavamo praticamente mezzo studio, no? Quindi era sempre, ogni volta, un mezzo miracolo riuscire a partire. Poi
arrivavi lo stato di umidità, gente fuori di testa, bottiglie, drink in giro, sparsi così, era ultra pericoloso. Ti attaccavi a degli impianti elettrici veramente fatiscenti, rischiando ogni volta la vita. È sempre andato benissimo, sempre stato è come se ci fosse stato un raggio gamma che ci scortava, no? Al punto del concerto. E praticamente era molto bello, perché noi arrivavamo, montavamo tutto, poi una volta che partivamo non facevamo neanche le prove e andavamo avanti poi 2, 3 ore, 4 ore, quello che veniva fuori, veniva fuori. E ecco, vorrei di nuovo su una questione, chiamiamola filosofica, poi passerei la palla a Fred che magari ci legge qualche post che è arrivato nella chat che gli è piaciuto particolarmente, sulla questione del rischio e che quando un artista riesce a spaccare molto spesso è perché rischia anche. Bisogna capire che non rischia solo rispetto a una questione estetica, rischia anche rispetto a una questione esistenziale. E fare questo tipo di musica, a mio avviso, comprende spesso un rischio individuale altissimo. Buona, Fred, se vuoi leggerci qualcosa che è arrivato che ti ha colpito. Ah, guarda, onestamente volevo anche ringraziare alcune persone, no, che sono all'ascolto. Just wanna thank some people that are listening to us from abroad. Maurizio Giovane, that is also the guy that is doing all our video recording. Gwen and other friends that are connected, Ron, and that's it. Also, niente, adesso parlo italiano perché chiaramente è arrivato il momento di leggere il messaggio che ha scritto Paolo. Dice Paolo Rumi: penso che la disco abbia dato ragione e senso al corpo, quasi un regalo dei gay, ma la house ha aggiunto anima e senso di comunità a tutti. House uguale casa. Beh, è la verità, è assolutamente la verità, perché l'house comunque ha fatto iniziare a ballare anche quelli che non avevano mai ballato in vita loro. È un po' questa la differenza, no? Cioè, nel senso, molti per snobismo la disco non l'avrebbero mai ballata, l'house l'hanno ballata tutti, anche quelli che venivano probabilmente dalla musica più estrema. Tieni conto che qualche mese fa, a dicembre, io e Paolo siamo andati a suonare a Berlino al Berghain con un altro nostro progetto parallelo che si chiama Fred, che mi è venuta in mente una roba. Perché l'house me l'hai sostanzialmente fatta scoprire. Tu mi è venuto in mente adesso, mentre parlavamo, cioè mentre parlavi, perché abbiamo fatto un'intervista sulla rivista Decoder, in cui sì. tu sostanzialmente, ma cosa che mi piacerebbe che riprendessi sempre ad uso dei più giovani, che raccontavi l'house di Detroit, e secondo me quella è una risposta, no? Perché tutti si sono messi a ballarla, anche i più estremisti, diciamo così, perché l'house di Detroit era underground ed era tra l'altro inserita in un contesto pazzesco, Sociale, pazzesco. e peraltro alla cascina occupata in Vaiano Valle. Abitava questo amico che non sento veramente da tantissimi anni, Chris Rubol, un fratellone anche lui, che veniva da Detroit e ci faceva dei racconti pazzeschi sulle condizioni della città, perché era finito il ciclo dell'automobile. Sostanzialmente sono rimasti disoccupati un milione di persone, una roba del genere, no? Perché la produzione si era spostata, per cui Detroit si è disabitata e queste cose si capiscono bene se si guarda un film come Robocop. E parlando con Chris, lui ci diceva: no, ma Robocop per me è una barzelletta, cioè a Detroit la situazione era molto più pesante. E la cosa pazzesca è che ci sono stati degli artisti che hanno saputo sublimare quella situazione con la musica. Ti ripasso la parola, Fred, Sì, però una chiacchierina sull'house di Detroit, secondo me, è salutare. guarda, io mi ricordo che
nei primi anni 90 mi sono trovato a passare qualche giorno a Detroit e devo ammettere che la città era veramente l'ambientazione perfetta per tutta quella musica che arrivava da quella città, perché comunque subito dopo il boom dell'house inizia anche questo boom del Detroit techno, che è fondamentalmente un po' un'evoluzione dell'house più diciamo europea sotto certi aspetti, più ancora più influenzata da Kraftwerk e tutta una serie di produzioni europee. La sintesi di house e IBM, Kraftwerk e Europa è Detroit Techno, quindi tenendo conto che comunque era iniziato anche lì, forse anche prima dell'house, perché c'erano i Cybotron con Juan Atkins, che comunque erano operativi già nei primi anni 80. Comunque quello che voglio dire è che quella musica era la perfetta espressione dell'atmosfera che si sentiva per strada. La cosa clamorosa è che questi produttori, questi artisti di allora, erano un po' considerati dei misfits, nel senso gente che non aveva una carriera davanti, un futuro. Oggi sono quelli che suonano 30 anni dopo e beccano un sacco di soldi perché sono diventati un po' dei miti, no? Vedi Derrick May, vedi Kevin Saunderson, vedi Juan Atkins, che comunque continuano a suonare ovunque, soprattutto in Europa. È pazzesco che dopo 30 e passa anni c'è stata questa consacrazione totale, viene riconosciuto il merito a questi producer, DJ, che hanno veramente rivoluzionato il modo di fare la musica da discoteca, perché comunque c'è Underground Resistance, Octave One, tutti questi team che sono nati nei primi anni 90 hanno veramente creato qualcosa di irripetibile, e oggi le nuove generazioni sono completamente sotto l'influenza di quello che hanno fatto questi 4-5 team di allora. Ok, allora un attimo, dunque, innanzitutto ci saluta Santiago Prado Italo. Ciao Paolo e Fred Ventura, grande della Italo Disco, che poi, della quale poi parliamo. Dan Code o Dan Code, discussione molto interessante. Saluti da Dresda, grande. Poi di nuovo Paolo Rumi. Cita la questione dell'AIDS, però adesso chiederei a Paolino se ne ha voglia è di nuovo il momento di suonare per creare un brecchino. Certo. Vuoi esperire cosa? Beh, direi che siamo in tema four on the floor, quindi andrei un po'. Disco, disciplina. Sì. Un po'. Ma andrei un po' sul tecneggiante. Ok, Ok, si vede, sì? sì, si vede. Io intanto zittisco Fred, poi quando parti zittisco anche me e vai. Senti? Yes. Thank you.
Improvvisata. Ok, eccoci qua, bravissimo Paolino. Un po' di thumbs up per Paolo Gozzetti. Paolo Rumi, ovviamente in prima linea, molto bello Paolo. Allora, poi Max Folkron. Lo conosci? Fred? Sì. Ok, allora salutacelo in inglese. Max Folkron from London. Hi Max. Ok, allora è giunto ora il momento, se vi va, di fare lo switch alle robe più recenti, se no finiamo domani mattina alle 5, cosa che a me non dispiacerebbe, però poi ci vuole la gru. Allora,
Niente, parliamo delle evoluzioni più recenti della vostra produzione nonché collaborazione. Sei recenti, poi ormai è diventata una vecchia collaborazione anche questa. Sono 10 anni che io e Paolo abbiamo ricominciato a lavorare. Qua parliamo di decadi più, decade meno, in poche parole. Paolo è sempre quello più giovane, comunque non ci raggiunge a mettere gomma, quindi rimane sempre distanziato, è il giovane. In questo caso c'aveva 40 anni e abbiamo cominciato a fare l'Italo Disco insieme. Questo è quanto. Sono 10 anni che ci occupiamo di rinverdire i fasti dell'Italo Disco, ma con il tocco di Paolo e anche il mio punto di vista un po', diciamo, che ha superato il gap, quello che c'era tra me e l'Italo Disco negli anni Ottanta, che hanno fatto in modo che la odiassi a un certo punto, no? Perché comunque una scena che si è autodistrutta per la poca. Fred, ascolta, cos'è l'Italo Disco? Italo Disco, Italian Dance Music, produced and crafted in Italy, Milan, Roma, Rimini, Torino, whatever, Brescia. Come in ogni paese del mondo in quel momento storico, tutti scoprono la strumentazione elettronica, come ne parlavo già prima, anche per l'house, che comunque diventa un po' possibile per tutti, appunto, quelli che hanno un piccolo studio comunque o mezzi per registrare qualcosa, di buttarsi a fare della musica da discoteca. È semplice, diciamo che è semplice perché la tecnologia lo rende possibile. E in quel momento tutti ascoltavamo la disco che arrivava da New York, Patrick Cawley, Bobby Orlando, ascoltavamo il synth pop inglese, Human League, Ever17, e tutta i New Order, tutta una serie di artisti. E in Italia è nata questa forma di musica da discoteca che diciamo, sintetizzava un po' tutto quello che succedeva in giro per il mondo, però con un tocco decisamente diverso, uno spiccato senso della melodia e soprattutto la tendenza a tenere la ritmica più fuori rispetto agli altri. Gli inglesi sono tutti un po' posatini, con le ritmiche soft, cantati molto pop, gli italiani invece belli dritti, cassa in quattro, bella sparata, melodie molto catchy. E questo è quello che è successo in quegli anni lì, dal 1982, quando sono iniziate a uscire le prime produzioni indipendenti di disco italiana, che a quei tempi, vabbè, ovviamente era dance music dell'epoca, nessuno la chiamava Italo Disco, si è chiamata Italo Disco dopo, quando Bernard Mikuski, proprietario della ZYX Records in Germania, per promuovere la musica da discoteca italiana sul mercato tedesco, si inventò queste compilation che si chiamavano Italo Boot. L'Italia ha la forma dello stivale, di conseguenza le denomina Italo Boot e diventa un po' il nome con cui si diffonde questa musica. Ovviamente noi che eravamo coinvolti in questa scena, non ci rendevamo conto che ci fosse un vero e proprio movimento, anche perché era tutto molto poco, c'era poca connessione tra chi faceva questa musica. Poi a un certo punto l'Italo Disco diventa fenomeno pop, commerciale, disco ring, festival bar. Io no, perché ovviamente io sono riuscito a non beccarla neanche una in quegli anni di hit. E alla fine diventa un fenomeno pop. E quando l'Italo Disco diventa pop, scoppia il disastro, perché tutti ci si buttano e viene fuori un gran bordello, nel senso che la produzione diventa talmente tanta, si inflaziona il mercato e come tutte le cose che hanno un grande picco, questo picco inizia a scendere. E il fenomeno man mano verso l'87-88 prende una piega diversa perché inizia a funzionare in paesi come gli Stati Uniti, il Sud America e il Giappone, i BPM salgono proprio per andare incontro alle esigenze di quei mercati e io mi ritrovo coinvolto in una scena che non era più la mia, non vedevo l'ora di mollarla anche perché comunque era diventato un ambiente difficile.
nulla a che vedere con quello che erano i primi anni 82, 83, 84, dove la musica comunque aveva una peculiarità e un'originalità che era veramente facilmente riscontrabile. Infatti i brani che ovunque vai oggi in Europa a suonare, Berlino, Stoccolma, Helsinki, Barcellona, che ascolti nell'intero disco, sono quelli soprattutto prodotti in quei primi anni 80. Quando poi il fenomeno è diventato, diciamo, più commerciale, ha perso il fascino e comunque l'unicità che contraddistingueva l'intero disco nella prima parte degli anni 80. Infatti la figata dell'elettro disco adesso è che la riscoperta dell'elettro disco è stata fatta chiaramente all'estero, no? Da olandesi che si sono innamorati di questo suono e sono andati a ricercare proprio le origini di questo suono, andavano a cercare quello che per noi erano delle cose inguardabili, tipo, non so, il lato B del disco di Loretta Goggi, cioè cose che per noi, che le avevamo partorite e che abbiamo vissuto e digerito questa cultura qua, sarebbe stato veramente impensabile. Invece loro, partendo da un presupposto completamente diverso, in una maniera del tutto vergine, vanno a scoprire magari delle perle in dei dischi che hanno magari delle copertine imbarazzanti, degli artisti, dei cantanti non cantanti, così, e scoprono delle gemme incredibili che sono diventate proprio delle hit pazzesche, cosa che in Italia sarebbe stato impossibile proprio che questo accadesse. Ed è una cosa che fa ridere da un lato, ma è anche molto bello, perché è nato un movimento dalle nostre ceneri, in un certo senso. Ci tengo a dire una cosa, perché c'è Santiago Prado che scrive che il Messico è la capitale dell'Italo Disco. Vabbè, e loro sono veramente in tanti in quella città. Io ci sono andato tante volte, è la verità, c'è una scena pazzesca, cioè nel senso che lì radunano 10.000 persone, tipo i rave dei primi anni 90, ad ascoltare l'Italo Disco, la Energy. Io ho avuto la fortuna di andarci nella prima volta nel 1994, proprio quando dell'Italo Disco non ne voleva sentir parlare proprio più nessuno. Mi sono ritrovato a fare le serate in Messico, che se uno ci pensa era inimmaginabile, non sapevo neanche che fossero mai arrivati i miei dischi in quei paesi lì. Quindi è un fenomeno che si è poi spostato nel tempo in luoghi diversi. Dopo l'Europa, il Centro America e il Sud America, poi un periodo di calma, poi di nuovo il Nord Europa, tutto parte in Olanda. IF, DJ di Den Haag, nonché direttore della radio Intergalactic FM, negli ultimi anni, verso il 97-98, fa una compilation che si chiama Mixed Up in Den Haag, dove inserisce tutta una serie di pezzi fondamentali di quello che era l'Italo Disco, quella un po' più obscure, e da lì rinasce un revival dell'Italo Disco che non si è mai più arrestato, perché poi ti ritrovi che dal 2000 in poi siamo riusciti, molti di noi, ad esibirci in luoghi tipo Londra, Berlino, dove era difficile veramente pensare che l'Italo Disco potesse arrivare. Quindi è un fenomeno che comunque si accende, si spegne per qualche secondo e si riaccende, perché è proprio oramai consolidato e anche diciamo considerato un genere fondamentale della musica da discoteca, quanto l'house, quanto la Detroit techno, quanto la drum and bass, cioè un genere veramente specifico. E poi la cosa bella è dell'Italo Disco, che c'è immaginario, ironia, e poi è un pochino il B-movie della disco, no? Perché nei primi anni 80 volevano magari ricreare la disco che sentivano in discoteca, Donna Summer, eccetera, o Giorgio Moroder, però con i synth e i mezzi di fortuna che si avevano ai tempi. Quindi vengono fuori quei pezzi che sono sempre un po' sbagliati, queste voci sempre un po' imperfette, così, che creano però la magia di questo genere. Ok, allora, adesso
Intanto saluto un po' di ragazze che sono connesse, cioè c'è un sacco di connessi dall'estero. Salutiamo Mirena Balan dalla Romania, poi Deborah Carfora che dice che siete bravissimi a fare l'Italo Disco, e poi un saluto special a Giulia Maria Beretta. Che dice ciao Wow, Boom, ciao Fred, la mitica fantastica. Svizzera che no, io non ci sentiamo spesso, ma non la vedo da un sacco di Anche io tempo. purtroppo non la vedo da un po' di anni perché era usanza vedersi tutti gli anni dopo Natale, un pomeriggio, una giornata a Milano. L'ho vista 2 anni fa al concerto di David Byrne a Milano. Ce l'avevo dietro di me al concerto, l'ultimo concerto che ha fatto David Byrne. È stato quest'anno? No, l'anno scorso. L'anno scorso. Anche Ciao Giulia, Giulia. una sensibilissima sulle questioni artistiche. Io adesso Super. però farei vedere questo video che presumo sia relativo, ditemi voi, a quello che voi fate in una serata di Italo Disco. E insomma, vi chiederei dopo un po' di contestualizzare. E vorrei che, caro Fred, tu mi parlassi, che non l'hai detto prima, sulla questione, di, chiamiamola così, musicale, sull'uso della voce. Io ti chiedo scusa perché non mi ricordavo che tu cantassi così bene, cioè canti veramente bene, sei bravissimo. E allora adesso parto con sto video e guardiamocelo insieme. E mi ha stupito per una serie di cose. Vai. Thank you.
Allora, beh, raccontatemi un po' di vai. First of all, we need to thank Maurizio Giovane, the video maker of this fantastic video recording when we played a few years ago at the Pip in the NAG. Fantastic club in the night. E stavo dicendo appunto che ho ringraziato Maurizio Giovane, che è quello che ha girato questo video del concerto che abbiamo fatto qualche anno fa a The NAG, al club Pip, dove siamo tornati anche un altro paio di volte. E beh, che dire, questo è il nostro habitat, nel senso che veramente noi quando riusciamo a fare questi concerti in questa specie di club particolari, nel senso dove veramente la gente viene per ascoltare le nostre cose, quindi non è lì per caso, sono persone che sanno perfettamente quello che vanno a trovare nel club, è veramente il massimo. Ci è capitato fortunatamente molto spesso negli ultimi anni, da quando poi abbiamo deciso io e Paolo di far diventare Italo Connection un live set, no? Nel senso che poi alla fine il live di Italo Connection è una sorta di potpourri di brani vecchi miei, brani nostri nuovi, cover di altri artisti, un insieme, una specie di viaggio un po' nel Italo Disco dal nostro punto di vista, quindi un pochino più, un pochino meno leccato, diciamo, un pochino più che picchia di più, diciamo. E questa cosa, questa storia ci ha portato appunto a suonare a Londra, ci ha portato a suonare al Berghain, al Panorama Bar a Berlino, un sacco di altri piccoli locali, tutto ciò anche grazie al fatto che in tutti questi anni sono nate tutta una serie di etichette radio digitali che comunque hanno riscoperto e raccontato l'Italo Disco da una serie di punti di vista diversi, e anche grazie al fatto che Pietro Antoniotti ha girato un documentario che si chiama Italo Disco Legacy, che ha fatto il giro del mondo, è stato presentato un po' ovunque, che ha raccontato con le voci di quelli che hanno veramente fatto, creato un movimento, la storia dell'Italo Disco, con anche l'apporto di personaggi che non fanno parte di quella scena, ma che hanno raccontato il loro punto di vista su quello che è per loro l'Italo Disco, quindi il punto di vista del DJ olandese Ferenc, o di Eker dalla Francia, o Flemming Dallum dalla Danimarca, che sono tutti personaggi che hanno amato l'Italo Disco e ce la raccontano appunto insieme agli artisti che l'hanno creata, l'Italo Disco, in questo documentario per l'appunto che è uscito un paio d'anni fa. Dicevo che poi la figata di suonare dal vivo è l'essenza di suonare dal vivo, è poi l'esperienza del live, no? Noi abbiamo un live che cerchiamo sempre di portare ai minimi termini, cioè drum, basso, synth e pochi altri elementi, e la voce di Fred. Si crea un'atmosfera di sudore, dance, proprio che diventa un momento di comunanza che è veramente bellissimo. Quella sera lì al Pip, quando sono suonato al Pip, Fred aveva dietro una fontana che continuava a buttare fuori acqua, no? Da dietro. E cioè, era un'installazione, no? Era un'installazione, però questa installazione praticamente gli faceva la doccia, e noi praticamente mentre suonavamo c'era Fred che continuava a fare la doccia da dietro. No, il fatto che l'acqua veniva giù e rimbalzava. Cavi pericolosissimi, no? Oppure acqua che rimbalza, va a finire sui mixer, cose così. Però in quei momenti lì è bello così, io mi faccio la mia pinta di whisky e vado, no? Perché la figata è quella, fondamentalmente facciamo tutto quello che facciamo per questi momenti qua, che è la cosa che ci piace in assoluto di più fare. Sì, che poi tra l'altro c'è anche tutto sommato, no, ci ha fatto un po' svoltare, no? Perché il fatto di portare dal vivo una cosa come questa rende ancora più piacevole il fatto di tornare in studio, fare della nuova musica per poi riportarla in giro. Cioè, la dance music comunque non è un fenomeno prettamente live, nella maggior parte dei casi
c'è il DJ o c'è il performer con le basi. Io l'ho fatto per una vita, di andare in giro con le basi, che era diventata una rottura di scatole pazzesca, perché comunque un déjà vu tutte le volte senza un minimo di evoluzione. Italo Connection dal vivo non è mai la stessa cosa. Noi ogni volta che dobbiamo partire per fare una data ci troviamo e rimescoliamo un po' le carte. Questo fa sì che ogni volta c'è quella cosa nuova in più, viene tolta quella cosa che ci ha stancato. È un work in progress che ci permette innanzitutto di non stancarci di quello che facciamo e oltretutto fa sì che non ci sia questa accettazione a un ruolo predefinito, cioè nel senso quello che vogliono gli altri, il pubblico. Noi cerchiamo di fare quello che piace a noi e portiamo questa cosa al pubblico che ha imparato ad apprezzarci nelle nostre evoluzioni, che è fondamentale secondo me, perché io non avevo nessuna voglia di riproporre l'Italo Disco con gli obblighi che c'erano nei primi anni 80, cioè dove c'era veramente il dogma di quello che dovevi fare, come dovevi essere esteticamente, come dovevi ballare sul palco. Io sono sempre stato one of a kind e quindi di conseguenza tutte le volte dicevano sempre: ah, ma Fred, però tu ti devi anche fare dei compromessi, non puoi presentarti così. Cioè, oggi il modo in cui noi ci presentiamo è il modo in cui la gente ci vuole vedere, che è la cosa, una soddisfazione alla fine. Ci siamo arrivati un po' tardi probabilmente, però beh, tutto sommato io e Paolo, 108 anni in due, riusciamo ancora a trottare abbastanza bene. Ma poi vivi delle esperienze che sono a volte veramente incredibili, che solo il fatto di suonare in giro ti regala questo dono. Praticamente sono delle volte, vabbè, a parte che giri l'Europa, il mondo, che è una roba impagabile. E poi, tipo, mi ricordo una volta abbiamo fatto Parigi, abbiamo suonato a Parigi fino al mattino dopo. Siamo fatti una data in un posto clamoroso, murato di gente, serata fantastica. Finiamo lì, non dormiamo, andiamo direttamente all'aeroporto, finiamo in Turchia. In Turchia, tra l'altro, non c'è più la connessione cellulare, non lo sapevamo, e non sapevamo più dove andare. Arriva un tipo con un cartello, ci prende e ci porta in questo furgone assurdo. E ci ha tenuto 2 ore nel furgone portandoci sopra le colline di Istanbul e noi cominciavamo a pensare: ma questo dove cazzo ci porta, no? Poi dopo, alla fine, abbiamo realizzato che c'era, dove noi dovevamo suonare, la partita della nazionale turca, quindi era tutto imballato e questo ha dovuto fare il giro di tutta la Turchia per portarci dove dovevamo suonare. Arriviamo morti, portiamo soltanto le cose nelle nostre stanze dell'albergo, ci portano subito a suonare. Dice: vabbè, cazzo, cosa fate? Vabbè, perché eravamo in ritardissimo, mangiate lì dove vi portiamo. Vabbè, noi pensavamo, vista la prefazione, no, di andare in un posto, una catapecchia, così. Finiamo in questo tipo So Club. O Club, che è un club heritage super figo, così suoniamo sul tetto di questo posto con la vista sul Bosforo durante il tramonto col muezzin, cioè una roba veramente da pelle d'oca, e facciamo un set e lo facciamo quasi lounge, no? Perché c'era tutta la gente, c'era veramente che si faceva l'aperitivo così, e ci siamo anche divertiti, abbiamo magnato. Finito quello, ci portano invece in un altro posto. Noi, figurati, non dormivamo da 2 giorni, no? Finiamo in un altro posto e invece questo qua, panchissimo, in Vicolo mezzo chiuso. in un vicolo chiuso, arriviamo e c'era DJ che stava suonando e era una roba tipo: boh, lì ci sono i cavi, arrangiatevi. Io ero stanco, incazzatissimo, non capivo più un cazzo. E continuavo a dire: Fred, viene una merda, te lo giuro, non so come faremo? Alla fine attacchiamo, vada come, alla fine fa così, vada come vada, vaffanculo, no? Viviamo, partiamo, un suono della Madonna, non abbiamo mai suonato così bene, uno dei migliori concerti della nostra storia ed è stato veramente fantastico. Abbiamo suonato Ultrabank. 2 ore con la gente impazzita. Finito, il giorno dopo torniamo a Milano, 2 giorni dopo mi mando una base a Fred, perché sull'onda di questa esperienza, no, super gasati,
proprio distrutti ma felici da questa cosa, vengono fuori questi due riff così e lui ci canta la voce perfetta. Dopo 3 giorni avevamo il singolo nuovo, cioè funziona così, una figata pazzesca. Sì, Ok, infatti vai, è vai, proprio così. Fred. No, nel senso che è proprio questo, cioè nel senso che anche un weekend fuori a suonare dal vivo porti a casa talmente tante vibrazioni, talmente tante emozioni che sei carico per giorni e giorni e da lì partono sempre nuovi progetti, nuove idee, cioè può nascere una canzone come può nascere un concept per fare un'altra cosa. È incredibile come comunque a cosa si attacca altra cosa e crea questa sorta di catena. La nostra attività, alla fin fine, è mia di Paolo insieme, è che non stiamo fermi un attimo, cioè una volta produciamo un artista esterno, una volta facciamo un pezzo nostro, una volta facciamo un singolo, una volta il disco di Francesca Gastaldi, che comunque va ricordata perché spesso si esibisce con noi e canta anche in molti brani dei nostri dischi, quindi di conseguenza è un continuare sempre a cercare di tenere viva questa cosa, perché comunque oggi è così, cioè oggi non ti puoi fermare, devi essere presente, anche perché la gente si fidelizza e ti segue in un certo modo e ha piacere a sapere che tu comunque domani pubblichi un singolo, anche se è solo in digitale, e la gente corre a scaricarselo. O comunque esce un vinile limitato a 300 copie, magari se ne comprano una copia in vinile nero e una in vinile colorato. È nata questa sorta di fan base, supporto, che dà una motivazione in più anche a noi a creare dei concept sempre diversi e sempre più interessanti. Allora, adesso, visto che abbiamo superato già le 2 ore di diretta, io chiederei a Paolino un ultimo sforzo per suonarci qualche cosa Direi e Italo Connection a questo punto. senz'altro Italo Connection e poi salutiamo tutti quanti, non dimenticandovi di spingere le vostre produzioni, che il nostro pubblico senz'altro andrà a comprare cercando di sostenere concretamente anche il vostro progetto. Ok? Thank you.
Eccoci qua, dunque. Allora, a questo punto direi che siete stremati e quindi direi che è il momento di salutare. E però prima di salutare veramente vi inviterei, intanto ringrazio tutti quelli che sono stati in connessione veramente tanti e costantemente per tutta la durata della nostra diretta. E vorrei che parlaste, cioè ci terrei veramente tanto che parlaste delle vostre produzioni recentissime e la possibilità di poterle comprare. Allora, noi stiamo lavorando su un nuovo disco che uscirà praticamente entro l'anno, speriamo, nuovo album. Nel frattempo abbiamo aperto un canale Bandcamp e dentro questo canale Bandcamp abbiamo inserito tutta la nostra discografia e ogni tanto facciamo uscire delle piccole chicche, delle idee, dei singoli veri e propri, quello che ci viene di fare. Siamo molto contenti perché ci permette veramente in piena libertà di utilizzare questo canale nel migliore dei modi, come dire. Poi vabbè, a giugno esce anche la raccolta delle cover Disco Boutique, esce il singolo a fine mese di Francesca Castaldi, quindi tutta una serie di progetti sempre legati al nostro team. Stiamo producendo un nuovo album della Proibida, stiamo producendo alcuni brani dell'album. Hai pronunciato la parola Proibida. Voglio in azione Paolo Rumi. Paolo, Paolo, se ci sei, dacci la lì. La Proibida meriterebbe un'altra diretta solo per lei. Esatto, non ci permettiamo di andare oltre questo. Noi diciamo che sì, ma dai, due parole per chi non ne sa niente, dai. La Proibida è la Proibida, devono indagare per conto loro. Noi sappiamo solamente quello che stiamo facendo noi per lei, che comunque è un lavoro. Paolo Rumi dice sta succedendo un miracolo. Noi abbiamo avuto la proposta di lavorare con la Proibida proprio per intercessioni di Paolo Rumi. Esatto. Qualche anno fa e abbiamo fatto il primo disco approcciandolo come un lavoro. Poi pian pianino la cosa ha preso un'altra direzione, un'altra strada, perché il personaggio in sé
è un artista vero con il quale si può lavorare, si può sperimentare, e abbiamo fatto un disco bello. Il disco dopo è stato bellissimo, e quindi è un progetto ormai diventato quasi un progetto parallelo, veramente artistico, con questo personaggio che in Spagna è anche abbastanza ben conosciuto, e completamente eclettico, e però con delle radici culturali fortissime. Poi personaggio, poi anche umanamente come persona, cioè nell'approccio veramente di un'altra categoria rispetto alla media delle persone che si incrociano in questo ambito. Quindi diciamo che tutto ciò rende anche piacevole sapere di lavorare con un personaggio così, è piacevole, non c'è lo stress del lavorare, del lavoro conto terzi, che a volte è una cosa anche un po' fastidiosa, no? Perché noi fondamentalmente siamo artisti, quindi ogni volta che facciamo qualcosa vogliamo mettere le mani in qualcosa che ci piace, siamo costretti a ogni tanto fare anche qualcosa che non ci piace. E quando lavori con un artista che invece ti dà la soddisfazione, che ti fa sentire anche apprezzato e sei anche ripagato a livello proprio di feedback, è sicuramente una gran bella cosa. E noi diciamo che poi siamo anche abbastanza fortunati, perché siamo circondati di persone che hanno un bel approccio nei nostri confronti, si fidano di noi, cioè noi siamo riusciti a creare qualcosa, un trademark che comunque fa sì che tutte queste persone che si rivolgono a noi non vengono ad imporci qualcosa, ma vengono a chiedere a noi di proporre quello che abbiamo da proporre per loro. Forse un artista ha avuto qualche difficoltà con noi, ma proprio perché ha proprio sbagliato, proprio ha messo il piede sbagliato, esatto, dentro la porta ha messo quello sbagliato. Senti, io chiuderei, Fred, leggi un po' quello che ha scritto Paolo Rumi, il suo ultimo post. Scusate un attimo, perché io l'avevo spento il cellulare, l'avevo chiuso. Vabbè, te lo leggo io se vuoi. In un'intervista al giornale argentino l'altro giorno ha dichiarato: sono troppo indie per essere travesti e troppo travesti per essere indie. Queste sono parole della Proibida. Io direi che è un travesti indie. Sì, anche secondo me. È un indie travesti. Ok, allora vi ringrazio tantissimo, siete stati generosissimi, una diretta di 2 ore e mezza, e quindi saluto voi, saluto tutti quelli che ci hanno seguiti, anche loro bravissimi, e quindi fate il vostro salutino, poi io vado con la sigla e di nuovo invito e metto immediatamente, appena finita la diretta, i link ai vostri Bandcamp, dove appunto gli interessati possono comprare quello che devono. Quindi veramente grazie a tutti e alla prossima, grazie mille ragazzi. Grazie a te Gomma. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Gomma, alla prossima. Vediamo presto. Gomma.tv, condividendo visioni, storie, culture underground, tecnologie e altri media. Fuori tempo mai.